quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Eso es truco. Gara che potrebbe regalare l'accesso alla fase eliminazione diretta, massima concentrazione. Rimanete con noi, amici da casa, è una grande sfida questa. Altro giro e altra corsa, siamo al City of Manchester Stadium che ci ospita per questa atmosfera bellissima. Buon divertimento amici da parte mia e di Lele Adani. Match con vista ottavi UEFA Champions League per il City. Citizens che possono sfruttare questa occasione per accedere alla fase a eliminazione diretta. In campo Manchester City e Young Boys. Squadra di casa che procede spedita verso la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e oggi potrebbe già arrivare la qualificazione matematica. Loro stanno bene, effettivamente hanno anche il vantaggio di giocare di fronte a questo eccezionale pubblico. Quello che non devono fare... Pallone in profondità. 1-0, trovano il gol subito. La regia ci ripropone l'azione del gol, una conclusione violenta sulla quale il portiere non ha potuto far nulla. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. L'arbitro assegna il calcio di punizione contro il Man City. Palla messa fuori dalla zona pericolosa. Palla vagante. Guadagna metri. Pressing efficace, attenzione, tre quarti avversari. Un altro gol e questo può dare ancora più sicurezza. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza, ci sta. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Elia ferma l'azione d'attacco degli avversari. Gran palla, bella palla per Haaland. Hanno un'occasione per segnare, respinge la conclusione e allontana. Crossa nel mezzo, interviene e allontana. Foden, attenzione a Foden, tiro potente ma leggermente impreciso questo. Occhio qui al pressing sul portatore di palla. Guadagna metri, ecco il tiro. Elia, ma che gol ha fatto, non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. L'arbitro fischia punizione per il City. Recupera palla la formazione avversaria. Ha un'autostrada davanti a sé. Grande intervento del portiere. Legge bene la traiettoria qui. Occhio al City che avanza. Prova il corridoio laterale. Elia. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso.
Pericolo, palla persa. Il pubblico spinge Foden. Foden, e c'è la traversa. Pericolo scampato con questo pallone. Potevano prendersela contro la cattiva sorte per il palo colpito nell'occasione precedente che ha negato il doppio vantaggio. Il risultato resta apertissimo. Prova il lancio lungo Rodri. E c'è il gol! Attenzione, vanno a più due con questa rete. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha mantenuto i nervi saldi e tu per tu col portiere. Credevo che avrebbe provato ad aggirarlo, evidentemente non se l'è sentita. Ha ripiegato sulla vecchia ma pur sempre valida botta potente. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Holland. Contrasto efficace in area e pallone recuperato. Elia. Palla regalata dal City. Tocco su Foden. C'è il fischio dell'arbitro e c'è la bandierina per il fuorigioco. Tackle efficace qui. Itten. Intervento fondamentale. Rodri. Cerca il pallone verticale Holland. La sua la sfera, occhio qui. E c'è la rete! E c'è il gol, il secondo per lui! Gara che riparte, continua a segnare il City, vantaggio davvero importante. Itten. Procede senza disturbo. Itten. E il portiere dice di no. Pronto a battere il calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Tiro non potente, ma la parata è comunque ottima. De Bruyne. La smessa su Foden. Ottima lettura.